E ora possiamo dedicarci appunto a inserire, come dicevo prima, una casella proprio di selezione all'interno del front-end. Quindi inizieremo un attimino a lavorare su widget. Sarà un lavoro molto semplice comunque. Andiamo sulla cartella content, e poi abbiamo la cartella UI. Ovviamente poi, siccome si tratta di menu, sarà nella cartella menu e il menu che ci interessa è ovviamente l'IRA front-end, che ha lo stesso nome ovviamente del livello. Poi entriamo nella cartella sempre dentro WiiMenu Experience e quello che ci serve appunto è questo file qua, questo widget che lo possiamo tranquillamente duplicare. Lo rinominiamo W, manteniamo adesso lo stesso prefisso appunto che utilizza l'IRA, che è un po' diverso da quello che normalmente viene utilizzato, non so perché, perché normalmente come vedete viene riportato un WI e qua preferiscono abbreviarlo così e quindi andiamo a W character selection. Quindi questa qua sarà la nostra schermata di selezione dei personaggi e la possiamo anche aprire così iniziamo a vederla. Ovviamente adesso non c'entra assolutamente niente, però la struttura generale di questo widget ci può servire per creare qualcosa di simile e di carino. Torniamo un attimino indietro, appunto adesso ci occupiamo subito invece un attimo del front-end, che forse è la parte un po' più semplice perché è già tutto impostato, quindi dobbiamo aggiungere, come dicevamo, semplicemente un bottone, ma possiamo anche duplicarlo. Quindi se clicchiamo su un bottone, Starter Game Button, Option Button, secondo me possiamo tranquillamente anche duplicare questo qui, Duplicate. Lo rinominiamo in character selection. Copiamo. Selezioniamo ovviamente il nostro bottone. Come vedete è comparso immediatamente un bottone, è già tutto impostato, non dobbiamo quasi fare niente. E andiamo nella sezione del testo e mettiamo quello che abbiamo scritto prima, anzi lo mettiamo come lo scrivono loro, quindi tutto in maiuscolo, character selection. Andiamo invio e come vedete in automatico abbiamo il nostro nuovo tasto, ci abbiamo messo veramente pochi secondi e abbiamo ottenuto già un effetto preimpostato per noi molto carino. Ora, altra cosa che dobbiamo fare è dire a questo tasto dove deve andare, quindi una volta cliccato che cosa deve fare questo tasto. Quindi lo selezioniamo dalle variabili, andiamo nella sezione dettagli e appunto il bottone di base quando è cliccato. Clicchiamo qui e se controlliamo un po' bene il progetto, forse abbiamo già anche qualcosa di pronto. Per esempio questa è una schermata che accoglie dei widget, quindi un riferimento che ci porta dei widget, che è quello che ci serve a noi, quindi lo possiamo tranquillamente fare un bel copia e incolla, lo sistemiamo un attimo e gli diciamo che il widget che deve comparire una volta cliccato questo pulsante ovviamente deve essere il nostro widget di selezione dei personaggi. E come facciamo a farlo? Quindi o lo scriviamo direttamente oppure andiamo a cercarci nel content browser il nostro widget, ci clicchiamo sopra e clicchiamo su questa freccetta. Come vedete è cambiato, altrimenti vi tirate giù la tendina, ve lo cercate come preferite. Qui al momento possiamo un attimino chiudere, direi che abbiamo finito, questi errori li vediamo poi alla fine perché probabilmente si sistemeranno appunto andando avanti. Torniamo al nostro character selection, al widget ovviamente, e iniziamo a lavorare sulla schermata di selezione.
Allora, come vediamo abbiamo tre pulsanti che in questo caso dovranno poi diventare essere, cioè dovranno essere poi riferiti alla selezione dei nostri personaggi, quindi prima cosa che ci salta all'occhio è che sono tre e noi, come dicevamo, abbiamo quattro personaggi, quindi intanto iniziamo ad aggiungerne uno, quindi ci clicchiamo sopra e andiamo a prendere ovviamente il bottone e lo duplichiamo come fa abbiamo fatto nel widget precedente. E aggiungiamo anche uno spazio, quindi duplichiamo anche lo spazio e lo mettiamo qua in mezzo, così abbiamo diciamo un'equità per tutto il widget e iniziamo a rinominarli. Quindi qua avremo un grace button. Guardate, ma avevo inserito il cap. Di conseguenza questo qua sarà Greg. Li mettiamo più o meno in sequenza di come li abbiamo. Qui avremo Orla. E ultimo, ma non ultimo, ovviamente ci sarà il nostro Wallace. Ok, adesso possiamo iniziare a cambiarle anche graficamente, quindi iniziamo da Grace e qui come vedete, come abbiamo visto anche prima, è già tutto preimpostato, quindi ci vuole veramente poco per farlo. Dobbiamo semplicemente cambiare i testi che si vedono all'interno, se vogliamo anche le immagini. Da qui possiamo, se abbiamo delle immagini personalizzate al momento del nostro personaggio, la possiamo mettere. E poi faremo un sistema per il quale il nostro personaggio comparirà a fianco ad ogni immagine per la selezione, però in ogni caso il pulsante rimarrà, quindi andrà gestito come meglio preferite, un colore intero, neutro, come preferito, appunto un'immagine che potete impostarla da qui. E qui iniziamo a mettere i nostri nomi. Quindi rimettiamo tutto maiuscolo e abbiamo Grace. Qui volendo potete mettere una piccola descrizione di quello che fa il vostro personaggio, della storia del vostro personaggio, insomma vedete voi poi come gestire il vostro widget. Al momento ci possiamo mettere un play as Grace e come vedete se diamo l'ok viene sostituito. Lo stesso facciamo per tutto il resto dei personaggi, quindi avremo Greg. Qui cambiamo e mettiamo play as Greg. Copiamo pure questa parte che facciamo un po' prima e andiamo su questo tasto, ovviamente abbiamo Orla. E ultimo, qua scriviamo Wallace. Place as e qua riscriviamo. Ok, e ci siamo. E qui per la parte grafica diciamo che siamo a posto. Come avete visto abbiamo già creato due widget molto carini e in pochissimo tempo. Andiamo avanti. Iniziamo appunto a sistemare un attimino i nostri tasti di selezione e vediamo quelli che avevamo già attivato per il progetto, per il widget che era in corso, vediamo cosa tenere, cosa togliere. Se selezionate e volete fare un po' di ordine, selezionate ovviamente tutto con il tasto Q e ve le mette in linea, se vi fa piacere appunto fare un po' di ordine nel progetto. E tolto questo, vediamo cosa abbiamo. Quindi on experience list. Allora, secondo me qua possiamo cancellare tutto. Button base, cancelliamo tutto pure qua. Qua abbiamo un nostro tasto di selezione che appunto ora si chiama Grace. E lo show spinner è la rotellina che gira quando appunto selezioniamo un personaggio, quindi questo qua lo teniamo un attimino
magari da parte. E andiamo a selezionarci i tasti che ci servono, quindi abbiamo il grace button e vediamo di attivare la sezione clicked. Quindi qua abbiamo un grag, clicchiamo, orla, clicchiamo e Wallace, lo clicchiamo. Ok, qui abbiamo i nostri tasti di selezione. Sistemiamo un attimo anche questo nome che non mi piace, torniamo al grafico e creiamo una variabile appunto che vada a gestire il nostro character selection, quindi andiamo a creare una variabile di tipo integer con il nome appunto di character selection. Possiamo anche fare Ctrl C e copiare in modo di fare un po' prima, quindi F2, Ctrl V. E qua deve essere ovviamente integer. Questa qua la tiriamo in campo. Se teniamo premuto Alt prima di mollare ci dà già direttamente il tasto Set, la sezione Set. Ne duplichiamo una per ogni personaggio, quindi Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D. Li sistemiamo. E le possiamo anche collegare. Ora diamo un numero ai nostri personaggi in modo da avere un riferimento. Partiamo dallo 0, quindi il primo character che sarà Grace, appunto avrà il numero 0 e di conseguenza Greg avrà l'1, Orla il 2 e Wallace il numero 3. L'ultima cosa che ci rimane da fare, direi, è appunto dire che una volta che clicchiamo il tasto ci dà un personaggio da noi selezionato, ma da dove lo prende non gliel'abbiamo ancora detto, quindi dobbiamo andare a prendere, a prendere il nodo del salvataggio che abbiamo. Dobbiamo prendere il nodo di salvataggio che abbiamo prima costruito dentro la nostra libreria di salvataggio e in particolare appunto il save character. Quindi torniamo qui. Non possiamo ovviamente prenderlo direttamente perché dobbiamo anche ricordarci che il gioco ha delle funzionalità multiplayer e se io le portassi in gioco così le vedrebbe solo l'utente che utilizza attualmente il gioco, non sarebbe replicato. Replicato si intende appunto la parte multiplayer, cioè il mio gioco è replicato, duplicato sul dispositivo di un'altra persona. Tutto deve essere ovviamente identico, il più sincronizzato possibile. Quindi creiamo un evento personalizzato, quindi custom event. Anzi, in realtà ne creiamo due, quindi possiamo fare selezione e Ctrl D, perché uno ovviamente deve essere fruibile per il server, quindi lo andiamo a replicare qua, come vi dicevo, appunto la replica è la sezione multiplayer appunto che ci riguarda. E questo custom event appunto riguarderà il server che deve essere appunto gestito in maniera sicura. Il secondo invece dovrà essere replicato riguardante il cliente, quindi il server guarda tutto tra virgolette dall'alto, gestisce tutto e ogni client, quindi ogni giocatore che si connette
al gioco e gioca in comunione con altri giocatori, deve poter vedere e gestire, o se non altro almeno vedere, quello che viene gestito sul gioco generale. Non so se sono stato chiaro, però poi magari lo vediamo meglio più avanti. Per il momento diciamo che vengono normalmente gestiti così. Quindi abbiamo un server che richiama un client e poi viene gestito a seconda di quello che serve il client o il server all'interno del nostro codice. E allora possiamo chiamarli quindi server character selected. Quindi la selezione del personaggio vista dal server e client character selected. Il server ovviamente chiamerà il cliente, cioè il cliente si dovrà far vedere dal server, quindi lo andremo a chiamare. Facciamo prima prenderlo da qua. Quello che creiamo ovviamente viene impostato sotto la cartella della pagina che stiamo guardando, in questo caso l'event graph. Quindi sotto l'event graph andiamo a prendere il cliente e lo uniamo al server. E poi andiamo a gestire la logica. In questo caso il server sta solo guardando quello che fa il cliente. E di conseguenza tutta la logica la gestiremo un attimo dal client, perché il server la eseguirà comunque. Quindi andiamo a scegliere, a prendere la nostra selezione di character, quindi il nostro, diciamo, la nostra variabile di selezione che abbiamo già appunto visto in diverse sezioni di questo processo, la andiamo a inserire dentro il nostro custom event, appunto per creare semplicemente un blocco senza stare a riscriverlo tutto. Quindi al momento in realtà lo possiamo anche cancellare, perché quello che ci serve è che questo character selection lo prendiamo come get, quindi ci dà tutta la selezione dei character e ce la dà come character selezionato. Quindi character selected, direi così. Ok, ora che tutto è impostato come dicevamo prima, andiamo a impostare il server, quindi l'azione eseguita dal server. Quindi trasciniamo sempre dal lato del nostro programma e l'andiamo a inserire. Possiamo anche duplicarla con il Ctrl D. Ok, quindi cosa succede ora? Se noi clicchiamo su un qualsiasi tasto della nostra schermata di selezione, quindi vogliamo selezionare Grace, Greg, Orla o Wallace, ci verrà richiesto appunto di impostare che numero di personaggio sia, e lo va a pescare, come dicevamo prima, dal nostro character selection, che è ovviamente tutto stato impostato all'interno dei nostri slot di caricamento, dei nostri blueprint di caricamento. Finito questo processo, quindi dovremo avere più o meno tutti i componenti per iniziare appunto a testarlo, ma dobbiamo ancora fare un po' di piccole cose. In realtà non abbiamo tutti i componenti, abbiamo solo pronte le varie schermate. Un'altra cosa che possiamo fare, per esempio, è andare a cambiare questa in character, maiuscola che è meglio, character selection, e così abbiamo anche la nostra schermata di selezione proprio pronta e finita. Abbiamo anche il nostro widget iniziale per richiamare appunto la seconda schermata ed andare a sciogliere il personaggio. Facciamo un secondo salvataggio generale e ora dobbiamo iniziare a fare interagire le nostre schermate con i nodi di selezione. Quindi, come abbiamo visto negli scorsi tutorial, noi dobbiamo, se andiamo su Content Characters,
Cosmetics, abbiamo qua questo blueprint di selezione che abbiamo già visto per la randomizzazione, dei personaggi. Quindi tutto questo codice che, abbiamo scritto negli scorse puntate lo possiamo un attimino accantonare e lo possiamo anche un attimo sganciare, che non si sa mai, non lo cancelliamo ancora, però insomma. Direi che non serve più un granché ai nostri scopi, quindi lo mettiamo un attimo qua, magari tra un pochino lo cancelliamo, appunto. Quindi quello che dobbiamo fare adesso è caricare il nostro personaggio, perché abbiamo creato tutta la struttura prima apposta appunto per poterlo chiamare da questa sezione. Quindi load character selected. Perfetto, qui come vedete abbiamo quindi il contenitore dei nostri personaggi che ci siamo portati dietro fin dall'inizio, e lo andiamo appunto a dividere con un nodo di selezione. Trasformiamo questi nodi di selezione in attori, perché ovviamente dovranno contenere i nostri attori, che sono cioè i nostri blueprint, che sono a tutti gli effetti degli attori. Quindi actor, e scusate, dobbiamo prendere la classe actor. E classe reference, perfetto. Abbiamo quindi i nostri personaggi. Aggiungiamo due pin perché i nostri personaggi sono 4, e qui li andiamo a selezionare. Quindi abbiamo detto Grace, Greg, Orla. Proviamo a salvare. Orla, che purtroppo non risulta, quindi possiamo direttamente andarcela a prendere dal nostro content browser. Quindi andiamo nei nostri personaggi. Scusate, ma l'abbiamo spostati prima, quindi sono dentro Blueprint, Characters, Orla, ci clicchiamo sopra, volendo non l'ho ancora fatto, ma possiamo anche già rinominarli, così abbiamo anche qui tutto ordinato. Quindi clicchiamo su Orla e andando nel pick name, quando la freccetta ve lo fa inserire. O cercate a sto punto voi, adesso pure fate lo stesso procedimento. Quindi andiamo qui e lo inseriamo. Promuoviamo questa selezione a variabile in modo da avere un riferimento, quindi questo qua saranno i character selezionati, quindi selected characters. Oh, cavolo, è scritto. Selected characters e lo uniamo. Dobbiamo definire chi controlla questi personaggi una volta che sono stati selezionati ed acquisiti. Quindi andiamo su GetOwner e li facciamo ovviamente controllare da il LiraController, perché ha già tutto impostato per noi, e quindi Lira player, quindi Lira player
Controller, ok, ce l'abbiamo fatta. E se appunto va tutto a buon fine, quindi clicchiamo su il tasto, viene caricato il personaggio che noi abbiamo selezionato e lo andiamo a prelevare da uno di questi personaggi e lo facciamo oltretutto controllare dal sistema Lira come controller. E qui possiamo avere il nostro personaggio selezionato, settato, quindi possiamo prenderlo da qui o appunto inserirlo qui se vogliamo avere un po' più di ordine. Ok, in caso non andasse tutto a buon fine, invece ci dobbiamo affidare. Fortunatamente non l'abbiamo cancellato alla randomizzazione. Perché? Perché abbiamo anche i bot, quindi se usiamo i bot, il character ovviamente non viene selezionato da nessuno, viene preso in maniera casuale per noi. E quindi questo lo uniamo al cast file. Vedete? Quindi compiliamo e salviamo. Ok, possiamo fare qualche piccolo test per vedere se funziona. Io direi che se funziona abbiamo finito, però appunto lo dobbiamo un attimo testare. Quindi partiamo con il gioco, facciamo che partiamo magari con un giocatore solo e in modalità da solo e vediamo come si comporta. Quindi io ho la mia selezione appunto nella schermata Lira, il tasto visivamente funziona, si illumina al passaggio, ci porta nella nostra schermata senza nessun problema, la nostra schermata è bella pulita, abbiamo i nostri nomi, non abbiamo ancora cambiato le foto, ma abbiamo cambiato appunto il nome della selezione della pagina. Proviamo a testarlo un attimo, possiamo provare prima con Grace. Quindi possiamo tornare indietro, questo tasto l'abbiamo mantenuto da prima, non l'abbiamo unito, ma dovreste averlo se non l'avete cancellato per errore. Possiamo dare un play, per esempio possiamo iniziare con una partita senza bot, così vediamo se funziona, senza avere intanto interferenze. E abbiamo effettivamente Grace, funzionante. Facciamo subito un'altra prova per non perdere ulteriore tempo, quindi andiamo direttamente su Quit Game che ci fa ricomparire all'interno della schermata Lira. Proviamo a vedere se funziona Greg. Play Lira, Starter Game, togliamo i bot, proviamo controllo. E abbiamo anche il nostro Greg. Gli altri due personaggi li proviamo anche loro, però a questo punto, già che facciamo i test, proviamo a vedere anche se funziona tutto in multiplayer, quindi giochiamo come client. Siamo una schermata casuale, così ho il play qua e posso dividermi le finestre con meno problemi, perché come vedete si aprono due finestre, poi una viene ovviamente sottomessa all'altra se non indirizzate. Ok. Quindi possiamo iniziare un gioco in cui scegliamo Orla e facciamo anche partire la partita. E quindi scegliamo una modalità senza bot, e risciogliamo eliminazione. Il secondo personaggio a questo punto selezioniamo Wallace, quindi con questo li abbiamo testati tutti. Ok, siamo riusciti a selezionare Wallace, vediamo se riusciamo a trovare la partita e siccome c'è stato qualche piccolo bug potrebbe anche non partire. Quindi torniamo di nuovo indietro, scusate, browser, perché dobbiamo cercare già la partita in corso e vedere se tutto funziona. La partita è stata trovata e ora vediamo se ci ha selezionato appunto Wallace. Perfetto, direi che ci siamo.
quindi abbiamo tutti i personaggi, tutti che si muovono correttamente, li possiamo selezionare, abbiamo le nostre schermate di selezione e andiamo a vedere appunto che non ci siano problemi appunto legati alla questione multiplayer, perché abbiamo anche fatto, anche se una piccolissima cosa, però l'abbiamo fatta e siamo andati appunto a toccare i server e i client e diciamo che eccolo qua. Wallace dovrebbe essere qui e quindi dovrebbe funzionare tutto alla perfezione. Ci vediamo nel prossimo tutorial, che andremo a portare qualche piccola modifica estetica soprattutto al progetto. Quindi quando ci troveremo, come dicevamo prima, nella schermata principale, avremo la nostra selezione appunto dei personaggi, ma qui invece di averci semplicemente i tasti con le foto, avremo anche appunto una visualizzazione del personaggio in 3D, in movimento, quindi animato, che dobbiamo selezionare. Questo è tutto per questo tutorial. Spero che sia stato tutto chiaro, spero di non essermi dilungato troppo, e ci vediamo nella prossima puntata.